Bella ragazzi, siamo al 31 dicembre e come non augurare il nuovo anno se non con un funny moments, con un best of del 2018, del meglio del 2018. E niente, detto ciò, vi lascio al video. Buona visione. Oddio, eccolo. Madonna, quello. Non mi prenderai mai! Non mi prenderai mai! Lurido pezzo di cacca! Apri, apri! Credo di essere riparato qui. Madonna, mi sono cagato in mano. Madonna, non c'è da nessuna parte quella tanica. E ne mancano quattro per sfuggire a questo tipo! Mannaggia! No! No! Mi tocca fare tutto da capo! Sei maschio o femmina? Cerco di restare neutrale. Qui mi preoccupi. Essere neutrale per me vuol dire essere trans. Sei trans? Perché sei trans? Sei trans? Per fortuna che non hai capito. Beh, non lo so fare io sto livello. No! Due, l'ultima vita. Madonna, ce l'ho fatta! Non so come ce l'ho fatta. Ok, qui abbiamo un acquisto di albero di Natale. Dovrebbe essere bello secondo l'immagine che c'è sullo scatolo. Solo che non è così. Qualcosa è andato storto. O hanno sbagliato a inserire l'albero nello scatolo. O ci hanno preso per il culo. Tutto qua. Che poi che albero di merda è questo? È indescrivibile quest'albero. Tipo sembra lo scarto. Cioè, l'ho fatto con i piedi. L'albero più spoglio che io abbia mai visto. Cosa dovremmo fare in questo gioco, oltre che muovere il mouse e vedere quanto è bella la stanza? Porca Madonna! Porca Madonna! Che? Non lo so descrivere! Come te ne fai a accorgere che viene quel tipo bruttissimo? No vabbè! No vabbè! È stato bruttissimo! Ma che cazzo? Madonna! Pensavo che cos'era. Chi è quel genio che ha staccato la luce? Porca Madonna. La chiave non serviva! La chiave non serviva. In una foto di Vismara Martina, un tipo ha scritto: "Sei proprio buona, mi seguo su di te." È diventato di moda segarsi sulle foto. E lei risponde: "Sì, ok, però non dirlo." E c'ha ragione, cioè, ha fatto una figura di merda. Ma di merda proprio. Ma si può scrivere cose simili? Vabbè che poi succede di peggio. Tipo di mio la foto del bastone. Vabbè, sono piccoli dettagli questi. Questa è una bellissima chat tra un ragazzo e una ragazza. E scrive il ragazzo: "Ciao Lucia, ti ho senza H, viste tre suggerimenti, sei molto carina, il tuo sguardo è stupendo, bellissimo, grazie. Mi fai una sega con le ascelle." Ma che cavolo sto leggendo? Mi fai una sega con le ascelle? Com'è possibile? Non sta messo bene questo Silvano. Non sta messo bene a scrivere certe cose. Va bene, passiamo avanti che è meglio. Allora, non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. No, ma bravo, questo si vuole suicidare. Si vuole suicidare. No, che cosa ho fatto? Ma io ho problemi. Oh mio Dio, cos'è quel coso brutto? Chi c'è sotto il terreno? Non c'è qualcuno sotto? Schifo è! Ma che è quello schifo? Basta mettere in loop! Ma che cosa? Troppo giapponese. I giapponesi si sono fatti di droga per fare questo effetto. Ma che? Perché c'è l'effetto di Clash Royale? Tocca per modificare. No! Non ho trovato la leggendaria nel baule. Ma che
cosa ho appena visto, follettina che balla. Bellissimo. Però è bravo, cioè mi piace questa canzone. Cioè guardate come balla. Cioè, sarei pronta per amici, te lo dico, pronta. Quanto è sexy. Eccolo lì il pacco, prendilo prima che ti arriva un pupazzo di neve incazzato che ti spara e ti uccide. Stupido pupazzo di neve! Ma un'arma più decente questo non ce l'ha. Voglio fare una cosa bella. Ciao ciao! Alleluia, alleluia. Ma che problemi ha questo? Degli spasmi? No, se mi chiami amore mi sto preoccupando. Tu mi amavi. Ma che... Ma vabbè, cosa? Ok, sono rimasto senza parole. Sono rimasto un po' senza parole. E non sapevo di ciò. Quindi se la mia ragazza sta vedendo questa live, non è come pensi. Oh mio Dio. Sono rimasto senza parole. Sono rimasto senza parole. Non ci posso credere. Oddio, ho fatto una figura di merda. Oh mio Dio. Ciao, è stato bello, io parto per il Messico. Come faccio a esplorare tutto sto posto? Vabbè! È nemmeno iniziato! Dove cavolo era sto stalker, mo? Maledizione. Qual è la prima regola del Fight Club? In base a aforismimeglio.it. Prima regola del Fight Club, non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club, non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club, se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Fighissimo raga, fighissimo. Oddio, è contro la madonna di... Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Non ci siamo, non ci siamo. Perché sono andato a finire all'uno? Porco il pancrazio. Una persona ha acquistato questo vestito qui, solo che poi gli è arrivato questo. Qualcosa è andato storto, me la sento, sono senza parole. Possiamo andare avanti perché questa è l'acquisto più imbarazzante di sempre. Ok, sento dei rumori, non so se mi devo preoccupare. Io chiudo tutto per sicurezza, non si sa mai. Io c'ho paura. Ma che cavolo devo fare? Ho scriptato questo gioco. Tutti io mi trovo i giochi quelli scriptati dove vincere è impossibile. Ma che cavolo? Ma perché i mobili volano? Mi sono cagato in mano. È stato bruttissimo. È stato bruttissimo. Sotto una foto di Valentina Vignali, un tipo, perché sono la maggior parte maschi, scrive: ma quanto ritardo in testa? E gli risponde: quasi come te che ti caghi addosso per fare i selfie da palestrato che non si incula nessuno. Bellissima sta risposta, bellissima. Date un premio a Valentina Vignali. Lo giuro, dovevo dare un premio per i migliori commenti di sempre. Come danno l'Oscar, dobbiamo dare l'Oscar per i commenti di Instagram. Mamma mia. Questa è la descrizione più bella per una foto. Sentite bene. Dal non ce la farò mai al ce la posso fare.
Il senso di questa frase non l'ho capito. Che cavolo vuol dire? Dal non ce la farò mai. Sono senza parole, senza parole. Come cavolo lo hai scritto? Non ha un senso logico. Niente ha un senso logico in questa dannata frase. Aiutatemi. Madonna. No! 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 Meglio che non bestemmio, meglio che non rompo joystick visto che è nuovo. Quindi calma, che ce la possiamo fare. No, 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 no. E vabbè. Questo vuole morire veramente. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È un pazzo. Posso dire una cosa? Sì. Per come è adesso, amici, Sanremo, quelle cose lì è adatta proprio, eh. Momento. Sì, sì, infatti ci dovrebbe andare. Al bacio. Ma... qui, però se vediamo il video originale non credo sarà adatto per Sanremo. Ne dubito. No, 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 porco due. Madonna, se siete indistruttibili, Gesù, la Madonna e tutti i santi. No, 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 oh, sono troppi. Prendi il pacco, prendi il pacco. Che culo. No, oddio, sono troppi. Via, vi faccio tutti, io sono la morte. Signora e padrona. E la morte non perdona. Fammi un caffè. Mi spiace, non so fare il caffè. Dopo questo mi hai ucciso. Mi hai proprio ucciso letteralmente. Non dovevi fare così. Questo è niente, raga, perché il prossimo acquisto è cringissimo. Hanno prodotto dei cuscini personalizzati con la faccia dei figli. E il problema è che qualcosa è andato storto. Oh mio Dio. Possiamo chiudere qua questo video perché c'è un cringe dopo l'altro. Io sto capendo che devo fare. Oltre a puntare questa torcia di merda fatta con i piedi. Ecco, mo appare, scommettiamo? Come non detto! Io basta, ma proprio basta. Che dire, questo 2018 è stato un anno bello, un anno positivo per il canale. Ovviamente nel 2019 usciranno nuovi video. Spero che questo best of del 2018 vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, pagina Facebook in descrizione, spolliciate. E niente, che dirvi, vi auguro un buon 2019 a tutti quanti. E ci si rivede a gennaio. Bella.